Chi mi ha assunto ha dovuto firmare e sostanzialmente testimoniare che assumeva una laureata in lettere per sviluppare un sito internet e si assumeva tutte le responsabilità di questa scelta. Ci sono dei momenti fondamentali che hanno scandito la timeline di Certo, Doris Messina. professionale. Sicuramente quella più determinante è stata quando ho fatto da buona letterata richiesta per una borsa di studio in biblioteca, invece l'ho vinta al laboratorio di informatica. Ah, vabbè, questo è bellissimo. Questa è Si bellissima, capiscono tante si cose. capiscono tante cose, si capiscono anche come le opportunità a volte ti capitano, non te le vai a cercare. E tanto più che dopo 2 giorni il responsabile del laboratorio di informatica si è rotto una gamba in moto ed è rimasto 1 mese in ospedale, quindi io sono diventata responsabile del laboratorio di informatica dell'università. E quindi improvvisamente mi sono dovuta inventare capace di assistere i tesisti ed era molto bello perché c'era ancora Telnet. Mi ricordo questo schermo nero con la scritta, io scrivevo Telnet 3270 e entravo Molte delle persone che staranno guardando in questo momento ripercorreranno questa Marcord. E c'era questo responsabile del laboratorio di informatica che dall'ospedale mi dettava che cosa scrivere. E da lì a poco poi è nato il web e allora dall'ospedale mi ha detto: guarda, adesso c'è un nuovo modo per entrare su internet, ti insegno come si fa. E quindi da quel momento Netscape www e lì si è aperto. Netscape, altra parola che appartiene a Altra. un'altra epoca ormai. E quello devo dire forse è stato più significativo, molto sliding door come possibilità, come opportunità, però mi ha abbastanza cambiato poi la vita professionale. E poi sono entrata in banca e mi hanno presa per sviluppare il sito internet della banca. Ah sì? Sì, Ah. HTML puro. Cioè, l'hai scritto te? Certo, Fantastico. il primo sito era già realizzato, io ho realizzato poi da lì il secondo, il terzo, il Quindi sei quarto. entrata come tecnico in banca alla Io fine. sono entrata come Esperta. tecnico, c'è anche un aneddoto perché chi mi ha assunto ha dovuto firmare e sostanzialmente testimoniare che assumeva una laureata in lettere per sviluppare un sito internet e si assumeva tutte le responsabilità di questa scelta e che per i Fantastico. successivi 35 anni di lavoro si sarebbe assunta la responsabilità. C'è un qualcosa in particolare del lavoro che fai che ti ricorda un po' i sogni di quando eri bambina? Da piccola volevi lavorare in banca, avevi altri sogni? No, per carità, da piccola non volevo lavorare assolutamente in banca perché c'era un bancario nel palazzo dove abitavo che mi terrorizzava, per cui l'unica certezza era non lavorare in banca. Da piccola volevo fare due cose, o la maestra o l'astronauta. E devo dire che tutto sommato facendo fintech un po' di esplorazione c'è. E contemporaneamente facendo il manager comunque c'è molta formazione, molta anche gestione delle risorse umane, delle persone e della loro crescita. Quindi in qualche modo tutti e due i sogni un po' li sto realizzando. Il fintech, l'innovazione nel mondo della finanza. Certo. Volendolo spiegare in parole semplici alla mamma o alla zia anziana, come lo spiegheresti? Allora, di solito è mia mamma che legge sul giornale delle notizie, me le riporta e mi dice: Ah, ma fa la questo rassegna stampa? No, mi fa la rassegna stampa, sì. vabbè, Mi dice: ma questo è fantastico. quello che fai tu? Sì, è quello che faccio io. Come raccontarla? Sostanzialmente la banca sparisce, sparisce in termini di visibilità e diventa tecnologia inserita nelle transazioni quotidiane e quindi tutte le realtà nuove che nascono hanno bisogno di una banca che abiliti, che faccia funzionare, ma che sostanzialmente si veda il meno possibile. Si veda il meno possibile sia perché se non la vedi vuol dire che non è un ostacolo, e sia perché non è necessario, cioè è semplicemente un abilitatore.
Voi siete stati anche quelli che avete inventato il carrello sostanzialmente in il Italia. Carrello, cioè, sì. Io ricordo Bancasella, nel momento in cui uno smanettone come me faceva un suo sito internet, dicevo fare un e-commerce, devo come fare lo faccio? Carrello. Devo fare il carrello, e il carrello era di Sella. È vero. Quello era fintech senza che neanche però sì. sapessimo ancora che esistesse. Sì, esatto. Io ho avuto la grandissima fortuna di partecipare attivamente a quel periodo, ero appena arrivata in banca. Cioè, avrei avuto 5-6 anni. Ero abbastanza giovane, però non una bambina, e è stato bellissimo perché comunque c'è stata all'improvviso un'esplosione di richieste notevolissima e siamo passati dal ricevere le telefonate o dal chiamare noi e qualcuno neanche ci conosceva, quindi come lo spiegavate, esatto, come che spiegavate, comunicavate l'idea del carrello, del commercio elettronico, dei negozi che non erano più fisici ma potevano andare a vendere in tutto il mondo? Ma lo spiegavamo così, dicendo che alla fine il negozio non aveva più confini, poteva andare a vendere in tutto il mondo, però era un periodo in cui neanche internet era noto, quindi si partiva veramente dalle basi. Come funzionava ai tempi l'invio di un bonifico? Funzionava allo stesso modo in cui funziona oggi? Vabbè, oggi hanno anche ridotto i tempi, diciamo, di invio, di trasmissione. No, però era cosa tutto... cosa vi siete inventati? Allora, lì ci siamo inventati quello che il nostro CEO aveva chiamato ai tempi salto di protocollo. Cioè, il punto era che non si poteva mettere in connessione, perché questo era stato il mandato del CDA, non si poteva mettere in connessione i sistemi della banca con sistemi esterni. Quindi bisognava trovare un modo per interconnetterli senza connetterli. Bella allora, questa, bellissima. Si era inventato il salto di protocollo, ossia un momento di stacco tra la registrazione delle informazioni che venivano inviate dal cliente e l'operatività vera e propria, e poi di nuovo la risposta verso internet. Fantastico. Sostanzialmente non c'era la connessione in tempo reale, ma c'era un momento di buio in cui i due sistemi non si parlavano, in modo tale da non metterli mai in comunicazione in real time. Questo ci ha consentito sostanzialmente di avviare cioè in quel momento veniva registrata l'operazione, quindi in quel buio veniva registrata l'operazione, passata poi ai sistemi interni che la eseguivano normalmente e poi veniva data la risposta. Ovviamente era tutto in differita, oggi non starebbe in piedi, era una modalità... Riceverai l'email di conferma e c'erano tanti floppy disk che aiutavano questi email di conferma. E, insomma, è stato un periodo davvero interessante perché era quello che forse si chiamerebbe oggi Agile. Sono tutte modalità che esistevano e non sapevamo ancora come si sarebbero poi chiamate. E poi tra l'altro avete anche in questo spirito lanciato una piattaforma di API, dove cosa sono le API? Non sono le API che fanno il miele, ma sono le terze parti, i pezzettini di software che dialogano tra di loro, e quindi anche in questo caso sui servizi, diciamo, Bancasella non è solo un gruppo bancario, ma è un fornitore di servizi tecnologici. Esatto. E questa è la vera caratteristica che ci distingue ed è anche uno dei posizionamenti più forti che vogliamo avere per il futuro. Cioè, pensiamo che la banca in futuro sarà in buona parte tecnologia e in buona parte relazione. Allora, la componente di tecnologia significa mettere a disposizione i pezzi del sistema informativo all'esterno in maniera open, metterli a disposizione anche di competitor, perché no, in modo tale che loro possano inglobare questi componenti all'interno dei propri sistemi informativi e costruire dei nuovi servizi. In questo modo noi non vediamo una competizione, vediamo una scalabilità, una maggiore distribuzione dei servizi che in alternativa sarebbero solo distribuiti da noi, quindi per noi è competition, questa non è competition. Ci vuoi dare qualche numero di crescita del mercato, come si sta evolvendo, quando è che siamo partiti? Quello che si osserva è che gli investimenti comunque sono molto inferiori rispetto ai paesi stranieri. Nel primo half del 2017 abbiamo avuto investimenti per 34 milioni, in buona parte sono concentrati perché comunque abbiamo avuto alcuni investimenti molto importanti in società comunque piuttosto note del fintech.
Quello che io credo è che sia importante esportare la conoscenza del fintech italiano all'estero, in modo tale da poter diventare anche un ulteriore ambito di investimento per capitali stranieri. All'estero com'è la situazione invece sugli investimenti nel mondo? Sugli investimenti ovviamente le cifre sono enormemente superiori, quindi parliamo di uno zero in più tranquillamente, per cui... Chi guida in particolare la classifica? Ma allora, chiaramente negli Stati Uniti abbiamo i due grossi poli, che sono il mondo della realtà della Silicon Valley e la realtà poi di New York, che sono le due polarizzazioni principali negli Stati Uniti. Questa è una bella differenza rispetto a solo la tecnologia in sé, al mondo del digitale. Noi pensiamo all'idea della Silicon Valley, la California, invece in questo caso sono due mondi e sono due capitali. Certo, sono due mondi, sono due capitali. Chiaramente New York è storicamente molto più finanziario, esatto, quindi ha già una cultura propria legata al mondo della finanza che ne fa naturalmente un luogo di sviluppo in questa direzione. Invece la Silicon Valley è molto più ambito tecnologico, molto più sviluppo informatico, e quindi i due poli chiaramente partono da due punti di vista diversi, ma sono entrambi molto rilevanti. E poi in Europa, chiaramente, a parte Londra, che comunque continua ad essere un punto di riferimento. Ecco, ci racconti un po' questa cosa della Brexit, vista dal vostro punto di vista, ma veramente tutte le start-up, le banche, tutta la finanza si muoverà verso l'Europa ora che l'UK vuole uscire dall'Unione Europea? Allora, diciamo che la Brexit ha dato soprattutto uno spunto di riflessione per chi comunque valuta da una parte l'ipotesi di spostarsi, dall'altra parte però anche alle città metropolitane europee che hanno l'opportunità di posizionarsi in un certo modo in questo ambito, non necessariamente solo nel fintech, parliamo di innovazione in generale. E quindi a seguito della Brexit in realtà ciò che si osserva è molta attività, molto movimento da parte delle città metropolitane, quindi mi riferisco soprattutto a Berlino, mi riferisco a Dublino, mi riferisco a Parigi, molta attività, molta proattività proprio per attrarre nuove realtà e nuove aziende che si possono insediare in queste metropoli. Il regolatore, il legislatore, la policy, è un problema in questo momento per la crescita dell'ecosistema? In cosa possiamo cambiare? Cos'è che possiamo chiedere, ecco, a chi dovrebbe riscrivere anche un po' il perimetro nel quale le start-up, le banche si muoveranno nei prossimi anni per farlo crescere? Ma il contesto in cui ci muoviamo in Italia è sicuramente molto diverso da contesti europei. Abbiamo visto un primo passo, che è un passo nella direzione appunto di apertura e di dialogo da parte degli organi di vigilanza. Banca d'Italia ha aperto da pochissimo il canale FinTech, che è un canale di dialogo e di comunicazione con le fintech, proprio per avere un punto di riferimento e avviare anche un dialogo mirato su casi specifici che possono essere insomma interessanti e reciprocamente, ma anche oggetto appunto di valutazioni ad hoc. E ovviamente questo lo dico io, però speriamo che non sia l'ennesimo tavolo, perché in Italia ogni volta che c'è un qualcosa che bisogna cercare di regolare e sistemare si fanno i tavoli, ecco. Quindi in questo caso speriamo che non sia quello. C'è un qualcosa che vorresti imitare in particolare degli ecosistemi che stanno vicini a noi o dall'altra parte dell'oceano? La capacità di collaborare tra soggetti, la velocità di azione, il non perdersi in parole inutili, l'essere molto diretti. Noi facciamo un sacco di parole come italiani e all'estero ho notato proprio una differenza di approccio molto diretta che va al sodo,
e in una nazione, in una realtà come gli Stati Uniti, dove il tempo è denaro, ho capito cosa vuol dire il tempo è denaro, cioè una riunione non dura più di 40 minuti. E poi la capacità di collaborare, l'apertura anche alle informazioni, ai dati, alla circolazione dei dati, sono tutti elementi di nostre precauzioni, nostri timori che vedo che alla fine sono in realtà più un ostacolo che una vera difesa. E un'apertura maggiore in generale porterebbe veramente molto più vantaggio per tutti. Hai detto una parola che è una buzzword in questo momento, dati, dati personali, e ci sono anche ovviamente delle scuole di pensiero, sì. C'è chi dice che stiamo regalando ogni giorno tutti i nostri dati, comportamenti, abitudini a Facebook piuttosto che a Google e che quindi i dati sono il nuovo petrolio, c'è una scuola di pensiero, ci sono altri che dicono no, in realtà questi dati sono utili perché migliorano la tua customer experience, puoi trovare un prodotto in maniera più facile, non perdi tempo, eccetera. Tu personalmente che idea hai? Allora, sui dati delle persone? Personalmente sono più dell'idea che i dati siano una cosa personale e che le persone dovrebbero fare molta attenzione a chi danno i propri dati e le proprie informazioni, perché nel mondo comunque della tecnologia queste informazioni restano in circolazione e non si può governare l'uso che ne viene fatto. Quindi nel momento in cui io perdo il governo delle mie informazioni, dei miei dati, ho perso una parte di me. Quindi io sono più sulla prima scuola di pensiero. Stiamo attenti, impariamo a usare bene questo. Io porrei molta attenzione, sì, sarà l'età, la generazione precedente, ma farei molta attenzione. Doris, ci avviamo a concludere. Immaginiamo questo paese, ma anche un po' il mondo nel quale opera, insomma, la finanza tecnologica a livello globale, e disegniamo uno scenario, proviamo a disegnare uno scenario per i prossimi anni, forse 2030 è anche poco, forse 2040. Com'è che la vorresti vedere questa bella macchina, insomma, questa industria, o come pensi che diventerà comunque, in base anche ai dati, a come si sta muovendo oggi il mercato? Quello che credo è che in realtà capiterà che ci sarà una forte concentrazione, quindi pochi soggetti sempre più forti, non necessariamente italiani, quindi probabilmente esporteremo qualche eccellenza all'estero, ma importeremo anche qualche eccellenza straniera, che probabilmente prenderà anche una buona parte del mercato in determinati settori. Pensi che ci possa essere un qualche ruolo dell'educazione in questo processo? Ma sai, io volevo fare la maestra, quindi per me l'educazione è tutto. A scuola non si insegna economia. Nelle scuole di base non si insegna economia, si insegna sempre di più la tecnologia, e questo è molto importante perché in realtà ancora più che imparare la finanza o l'economia, a mio parere diventa fondamentale imparare ad accedere agli strumenti tecnologici per non essere esclusi, per non essere gli analfabeti del domani, quindi questo è assolutamente fondamentale.